Siamo con l'assessore allo sport Riccardo Griguolo e con Marco Donadi, presidente della Proloco, che stanno presenziando, diciamo. Buongiorno. È passato anche il consigliere Montanariello, che ha partecipato, vedo, alla competizione. Finita. E com'è quest'anno questa Camminà per Ciosa Marina? 39esima edizione, tra l'altro. È la 39esima edizione, hanno partecipato 3.000 persone, poi chiederemo precisamente quante sono state, quante si sono iscritte. E bisogna fare i complimenti sicuramente all'Associazione Cavalli Marini, che ci crede sempre, come dicevamo prima, non è la prima, non sarà l'ultima, e ci crede l'amministrazione, ci crede l'associazione, ci crede anche Proloco, sì. Dice Marco Donadi. È una bellissima iniziativa perché è aperta a tutti, sì, a tutti gli sportivi, amatori, professionisti. Non solo chioggiotti, che possono venire a scoprire il nostro territorio, perché ci sono più percorsi e a seconda del percorso si allarga. E quindi vedono o la nostra laguna, sì, oppure si allarga verso sottomarina con la spiaggia. Quindi esatto, bellissimo. È un modo un po' diverso per fare una gita a Chioggia, esatto, e conoscere il territorio. Esatto. Qui beh, da qualsiasi parte ci si muove, c'è sempre da conoscere il territorio, per cui ben vengano iniziative come queste. I Cavalli Marini sono fantastici perché è da 39 anni che la portano avanti, a parte 2 anni del Covid, ma comunque e ogni anno è organizzata sempre al meglio, c'è sempre più adesione e sta prendendo più piede anche in ambito regionale, se non di più, come un punto di riferimento per le camminate. Il mondo del running è veramente un mondo molto grande e ogni anno qui si vede il consenso su quello che viene organizzato. Chioggia piace, per cui tanti, poi possiamo vedere, se tu zoomi anche dietro, tutta la serie di corrieri, di gruppi che sono venuti qui. Qui è una dimostrazione che l'iniziativa è più che lodevole, va appoggiata e bisogna crederci, è veramente importante. Una nota particolare sull'accessibilità, perché la Camminà per Ciosa Marina è aperta anche alle persone che hanno delle disabilità. Con il primo percorso di 6 km è stato studiato proprio per essere accessibile, e quindi complimenti ancora a Cavalli Marini. Vieni anche tu all'American Beer Festival, 3 giorni di musica, cibo e birra, 3, 4, 5 maggio a partire dalle ore 18, 3 maggio DJ set band positiva, 4 maggio Crazy DJ e Steven Benetto, 5 maggio DJ set e animazione, serata latina, entrata libera, American Followers Food, Lungomare Adriatico 76, Sottomarina di Chioggia, Venezia.